dopo il primo anno di tirocinio qui a Berceto, dove così abbiamo cercato anche di verificare l'indice di gradimento nell'ambito anche della comunità bercetese, e ottenuto questo risultato che ci ha molto anche così gratificato, avere la fiducia di tutta la comunità. Quest'anno ci stiamo preparando per fare un festival un po' più stabile, in quanto abbiamo avuto grazie alla sensibilità del seminario e del comune, avremo a disposizione appunto la struttura per poter ospitare tutti i nostri ragazzi e farli vivere una estate che ha come tema quello promosso dal Papa Francesco, e quello che è il tema dell'anno olimpico, le Olimpiadi che si terranno a Rio de Janeiro. Perciò abbiamo messo insieme misericordia e olimpismo per la pace. Questo è il nostro tema di quest'anno, un tema di grande attualità. E olimpismo e misericordia sono due settori, diciamo, che si rivolgono alla pace, sia per le loro origini. Le Olimpiadi nacquero proprio con l'intento di trasferire nell'uomo il sentimento di confrontarsi sulle arti, sullo sport, anziché diciamo con le armi. E la stessa, perciò, diciamo, ha come base diciamo, il perdono, il rispetto, com'è del resto anche la misericordia. Ecco, da che periodo coinvolge e soprattutto da dove arrivano i ragazzi mi sembrano molto di più rispetto all'anno scorso. Ecco, diciamo che il periodo cominceremo il 4 di giugno e termineremo il 12 di settembre. E termineremo con il 10 di settembre, dove Monsignor Carlo Mazza diciamo, terrà qui a Berceto per un incontro con i giovani, e, diciamo, sulle risultanze dell'argomento misericordia e olimpismo. Lui è un esperto di sport e perciò, diciamo, è la persona giusta per poter concludere questa estate e portare appunto un ulteriore contributo all'argomento. I ragazzi verranno da tutto il mondo. Come quest'anno abbiamo qualche problema in più, come si sa, diciamo, le frontiere sono state ripristinate purtroppo in Europa, e perciò il rilascio di visti da parte dei vari consolati italiani all'estero diventano più selettivi. Però noi abbiamo sempre goduto di rispetto, di stima da parte dei nostri consolati all'estero, perciò penso che problemi grossi non li avremo, però è un ostacolo sicuramente che c'è sul nostro percorso. E rimase contento dello scorso anno, della scorsa estate, Ah, personalmente? sì, no, no, beh, il fatto che abbia avuto grande piacere nel venire a conoscenza, che la comunità tutta era stata lei stessa lieta della nostra esperienza, che era un motivo di soddisfazione, e il motivo per cui mi ha reso molto felice poter riconfermare la presenza di questi giovani del mondo qui a Berceto. È poi un argomento di grande Come si vede, è un argomento di grandissima attualità, cioè mettere insieme i giovani del mondo vuol dire creare le premesse per il futuro. Perciò, anche se una goccia nel mare, chiaramente è una goccia che ha il suo valore.